L'uomo della pace se n'è andato. La storica stretta di mano con Yasser Arafat a Washington rimane tra le immagini più belle della carriera di Shimon Peres. L'ex presidente israeliano si è spento nella notte di martedì, dopo un peggioramento delle sue condizioni di salute in seguito a un ictus che l'aveva costretto al ricovero. Dopo le prime cure, i medici avevano parlato di una condizione critica ma stabile. D'improvviso, nelle ultime ore, il peggioramento delle condizioni di salute. La morte è arrivata all'1:15. Il premier israeliano Netanyahu ha espresso profondo dolore per la morte di una persona cara a una nazione intera ed ex capo di Stato di Israele. Il presidente americano Obama ha salutato l'ex presidente e premier israeliano, mettendo in evidenza il suo impegno per la sicurezza di Israele e la ricerca della pace. È stato radicato nella sua base morale inscalfibile e nel suo ottimismo instancabile. Era guidato da una visione della dignità umana e di un progresso verso il quale lui sapeva che le persone di buona volontà avrebbero potuto avanzare insieme.